questo mestiere che mi piace proprio tanto. Zero, ci c'è addosso della pizzeria. Salsiccia, la diavola. Sirius! Accendi le luci qua sopra pure. Il frigo. Thank you.
Chi sei? Mura, Alessandro, ma chi è? Pizzettaro di Remo, ma chi? Chi? Sandro. Chi? Ciao Danielo, ciao, andiamo dopo. Passi dopo. Allora sa che passavo lui. Se passa Mario prima, ragazzi. Sì. Però ora non passo più, passo più. Perché sempre le solite cose. Hai visto? No. Mi chiamo Alessandro, sono circa 10 anni che faccio il pizzaiolo e 18 che sono qui, insomma. E da che faccio le pizze, insomma, sono 10 anni e lavoro bellissimo, scelto perché mi piace e fa pizza ora a tutto il mondo. Qui sono entrato che ero un ragazzino, insomma, avrò avuto 16-17 anni, già ero qui e vedendo poi come se faceva la pizza e tutto quanto mi ha appassionato, quindi ho preso piano piano col passare del tempo, guardavo, ogni tanto stavo qui e poi c'è stato un cambio di pizzaioli e sono subentrato, già ero pronto perché insomma già c'avevo passione e tutto quanto e ho scelto così questo mestiere che mi piace proprio tanto. Preso prosciutto crudo, sui social pure ogni post che mettono sono soldi in preparazione, vuole vedere, capito? No. Quello di pizza Ostiense gli ha detto te, no? Di pizza Ostiense gli ha detto. Capito? Allora non è dice che hanno aperto. Lo zero hanno cominciato. Guardate che c'erano comunque la pubblicità addosso della pizzeria. La pizzeria? Sì. Vero pure che sono stati poco fatti. Certo. No, quello è vero. Però il lavoro rischi, due posti importanti, non così, eh. Quello sì. Ma mi ricordo fallite pure voi. No, ma quello sì. Riparti. Come dicevo. I piattini. E anche pure troppo tardi cominciamo. Infatti. Bravo. Bravo.
Ciao lì. Questo è bomboniere. Questo è bomboniere. Fate la pesi. Che a te se ti capita di bombare dalla missione, ma voglio qua ne mettevi... Ma nervosito sta. Non lo so, nervosito. No, no, no. Vabbè, una cazzata. Sì. Che è successo? Alzare di pola. La metto io e basta. Però la evita pure domani. Cioè, se la evita domani, non è che lei devi mettere, però. Ah, mi sono pure due sacchi di farina che ha sbagliato tutto. Ma perché devi mettere 400 cariole domani? Come la cazzo? Se devi davanti in pari. Davanti e se parte. Giù, il piatto come sta la lavorata lì? Sì, a. Sempre brami, sempre. Oh, questo messo la lavorata, non per paura, ma non mi lasci dietro. Ma tu, sempre farina, uova e cose. Adesso guarda colori.
No. È tua faccia? Buon appetito. No. Mozzarella e uovo. Perciò Adele ti devi dire pizze. Dillo però. Adele, io quando te lo fai pizze, eh. E mi devi mettere il filo e se te le succede. Non è che se vuoi... Ricordi? Adesso è quello che ti dà. Rispondi bene, eh. No, ce lo fa... Alessandra, buonasera! Adesso provi a scrivere. Prima c'è sto io perché la gente pensa che sia questo è passato. Una capricciosa, una bufala e due margherite. Questo è tuo.
Come fai? Non lo so, un po'. Ah, eh. Quella è una verdura, eh. La prendo qua. Come la va? Dammela qua. Prendimi una cipolla, Riccardo. Cioè, Marco, capisci? No, ma tagliala. Diavola, una salsiccia, una margherita. Io dove è uscito? Mi passa pani. Ma hai capito, cazzo? Sì, Houston, verdura. 3.20, 3.20, 3.20. Qual è il puntarello? Fra, chi te l'ha detto il puntarello? 209. Mozzarella, you! Quella la capita qui, tre marchetti, una è rossa, la gorgonzola, più lunghetta. La funghi col tonno senza mozzarella, capito? Senza mozzarella. Un attimino che vediamo, prego. Il dolce 305. Ma dov'è? Fammi pure il precedente. Ho detto a voi la cipolla. E la margherita. Marco, Marco ci ha spiegato 14 che paura che fa. Salsiccia. Pizze rosse. Pizza rossa. Lunghe salsiccia. Pizza Napoli. Margherita. Questa è per te. Questa è per te. Vai. Che c'è la pizza Napoli? Vai caro. E poi ciao.